Cari amici di Specchiandosi, anche oggi un appuntamento speciale, però vorrei dire anche un po' più fresco del solito. Le temperature si alzano di giorno in giorno e io ho bisogno di relax, e anche voi. Allora ho trovato una location davvero speciale proprio per la propria rigenerazione del corpo e della mente: New Tropical Point a Casale Sursile. Io sono qui per un massaggio ai miei piedini e per le unghie. Andiamo a conoscere i titolari. Straight to number one. Già arrivo qui e sento odore di benessere. Buongiorno alle collaboratrici del New Tropical Point. Allora ragazze, presentiamo subito lo staff agli amici di Specchiandosi. Parliamo con Veronica. Ciao, salve a tutti. E Serena. Ciao. Allora, mio caro direttore tecnico, io sono pronta per il mio massaggino ai piedini, quindi possiamo andare? Certo, ti stavo aspettando. Perfetto, orario, andiamo. You remember me when the west wind moves among the fields of barley.
You can tell the sun in his jealous sky when we walked in fields of gold. So she took her love for to gaze a while among the fields of barley. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? Will you be my love among the fields of barley? And you can tell the sun in his jealous sky. Serena, questa crema è miracolosa. Sì, Lara, la nostra nuova crema di Diego Dalla Palma è specifica per i piedi e anche per le mani, con proprietà idratanti e molto nutrienti. There have been some that I'm broken, but I swear in the days still left we'll walk in fields of gold. We'll walk in fields of gold. Amici di Specchiandosi, già la voce si sta un po' abbassando perché il mio relax è alle stelle. Mi trovo al New Tropical Point a Casale Sulsile, sono qui per un bel massaggio ai piedi e per i miei trattamenti alle unghie. Allora, Serena, dobbiamo dirlo, sei meravigliosamente brava! Grazie Lara, gentilissima. Da quanto tempo esiste questo centro benessere estetica? Sono già 5 anni. Caspita, 5 anni, quindi insomma esperienza, competenza e professionalità. E di che cosa vi occupate, a parte questi trattamenti ovviamente per il corpo? Abbiamo i servizi estetici per quanto riguarda appunto l'epilazione, manicure, pedicure, trattamenti viso, trattamenti corpo e poi anche benessere fisico a livello sauna, massaggi. Avete anche la sauna? Esatto, sì. Siamo arrivati, wow! Lara, bisogna fare silenzio. Vieni dentro, ma devo parlare piano, sai che faccio un po' fatica. Sì, quando i clienti sono in sauna di solito chiediamo il silenzio per... Silenzio assoluto. Silenzio assoluto, esatto, sì. Ma sono già dentro? Sì, sono dentro. Si stanno cucinando? Un pochino, dai. Quanti gradi ci sono qui dentro? Siamo sugli 80 gradi, la temperatura è bella alta, sì. 80 gradi, ragazzi! Andiamo a conoscere gli amici in sauna. Buongiorno! Buongiorno! Come va in sauna? Fa caldino. 80 gradi sono tanti, ragazzi. Ma perché fate la sauna? Beh, dopo una giornata di lavoro è quello che ci vuole. Ti aiuta a rilassarti e c'è proprio un benessere fisico, quindi... Fisico e mentale. Rigenerazione totale. Sì, però adesso avremo bisogno di stare un po' relax da soli. Ok, me ne vo. Ciao ragazzi, buon relax. Ciao. Ma uffa, anche qui mi stanno riconoscendo. Però voglio dire, io sto bene così in allegria, in relax. Lara, non ti preoccupare. Però volevano stare soli. Relax. Sono le coppiette. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. This is how I feel. I'm cold and I am
che abbiamo la doccia, che di solito consigliamo al cliente di fare sia prima che dopo la sauna. Quindi prima e dopo abbinate la doccetta, insomma, bella fresca. Bella fresca per attivare bene la circolazione. Rigenerante, bene. E successivamente? Successivamente abbiniamo un bel massaggio. Massaggio su tutto il corpo? Con l'olio caldo. Diciamo tutto il corpo oppure parziale. Wow, e possiamo andare a vedere anche la cabina, dove si trova? Certo. Guarda, si trova di là, seguimi pure. Andiamo insieme a vederla, ok? Vai, vai, vai. Siamo arrivate. Siamo arrivati, questa è la nostra cabina di massaggi. E ora Veronica eseguirà un massaggio alla schiena alla nostra modella. Quindi silenzio assoluto. Silenzio assoluto. Deve essere steso appunto un olio a base di burri vegetali con proprietà idratanti e nutrienti. Veronica sta eseguendo un massaggio rilassante e distensivo. Andiamo quindi va proprio a distendere i tessuti. Sì, andiamo a sciogliere le tensioni muscolari, a lavorare bene la zona di cervicali. Per un effetto appunto rilassante e al massimo. Una cosa, Serena, questo tipo di massaggio viene consigliato sia all'uomo che alla donna? Sì, a entrambi, sia uomo che donna. Quindi dopo la sauna un bel massaggino rilassante, yuppidu, esatto, wow, esatto, che meraviglia. Sì. Oh, che vedi fanno parte del trattamento, è la cromoterapia che va a incidere sullo stato psicofisico della persona. Quindi non andiamo solo a toccare la pelle, a rigenerarla, ma anche la mente, lo spirito. Sì, sì, sì. Che bello, andiamo, ragazzi. Anche la mente. Che meraviglia, un sacco di cabine bellissime, una sauna rigenerante, quanto benessere al New Tropical Point. Abbastanza, dai. Sì, vi impegnate molto e poi che dire, uno staff completo, preparato, pieno di competenze. Grazie. Veramente speciale. Siamo pronti per le mie unghiette? Sì, guarda, due minuti che Veronica termina il massaggio e poi viene subito da te. Nel frattempo che attendiamo Veronica, io vorrei che tu mi presenti qualche prodotto, qualche lozione magica per il mio corpo. Sì, certo, guarda, ti faccio vedere subito. Tipo allora, queste bustine qui, di che cosa si tratta? Questi sono appunto degli attivatori, li consigliamo al cliente quando appunto deve esporsi una seduta solarium. Okay. Vengono messi prima e servono appunto ad accelerare la bronzatura. E questa marca Decoderm, ma avete anche i trucchi professionali? Certamente, Lara, questi sono tutti trucchi senza beni, parabeni e sostanze allergizzanti, che adesso per quanto poco i clienti sono molto attenti. Ed esigenti. Ed esigenti, esattamente. Puoi provare alcuno? Ma certo, andiamo, andiamo. Mamma mia. Veronica, hai finito con questo massaggio? Mi servono le unghie. Dai Lara, vieni che ti sistemo gli artigli. Ok,
Veronica, bellissime. La zebra fucsia mancava, all'appello di Lara Rossetto, mancava. Bellissime. Lo so, poi il fucsia è un colore che non passa mai di moda. Sempre di tendenza e non molla un colpo, esatto. Perché ogni stagione ce lo ritroviamo sempre. Sì, ed è super estivo. Ma raccontiamo anche agli amici di Specchiandosi, che tipo di marca state trattando per la ricostruzione delle unghie, per il trattamento proprio alle unghie. Certo, guarda, noi abbiamo scelto di prendere una marca italiana, quindi abbiamo puntato molto sulla qualità per le nostre clienti. Si chiama Unghie d'Autore. Unghie d'Autore, quindi è una scelta strategica per dare quindi più qualità, esatto. Più beneficio alle unghie e quindi alla soddisfazione del cliente. Esatto. Allora, avete finito, ragazze? Sì, sì, abbiamo finito. L'area è perfetta. Sì, perfetta. Bellissime. Io pago. Il segreto della mia bellezza? Specchiandosi su Telecittà! Bene Davide, ma toglimi una curiosità, ho visto che ti sei rilassato un po' anche tu prima, eh? Sì, beh certo, anch'io ogni tanto mi concedo una sauna per rilassarmi e... Per rilassarti da tutti i tuoi doveri, esatto. E giudizi, esatto. Insomma, visto che ricordiamo agli amici di Specchiandosi che Davide è il titolare di questo bellissimo centro estetico. Anzi, ti aspetto la prossima volta da provare anche a te la sauna, quindi... Certo, io non mancherò, è sempre disponibile, sempre disponibilissima. Grazie di cuore, abbiamo visto un sacco di trattamenti e di aspetti appunto di questo centro bellissimi. Partiamo dal massaggio ai piedini, alle unghie, la sauna stupenda, devo dire complimenti, anche l'allestimento è stupendo e anche il massaggio rigenerante. Andiamo quindi a salutare lo staff, anche perché il merito di queste competenze, di questi successi è dovuto proprio all'equipe, allo staff, andiamo a salutarle. Allora cari amici di Specchiandosi, avete capito bene, New Tropical Point, via San Michele 47H, presso il centro commerciale Aliper a Casale Sulsile, quindi mi raccomando, numerosissimi, avete visto un sacco di topolone e anche un topolone titolare, quindi mi raccomando, New Tropical Point! Yeah! Ma secondo voi dove ci troviamo? Provate a dare un'occhiata. Questo bel dentino, troppo facile, troppo facile. Ci troviamo presso lo studio dentistico Dagnolo Antonio in piazza Roncade e siamo qui proprio per conoscere i segreti di un vero professionista, perché parliamoci chiaro, la bellezza non è solo abbigliamento, estetica, benessere, ma è anche la cura proprio della propria bocca, della propria salute dentale, dei denti e del nostro sorriso. Andiamo a conoscere i segreti di un professionista. Sono arrivata, che bello, sono già entusiasta di questa puntata di Specchiandosi. Buongiorno Beatrice. Buongiorno Lara, ben arrivata, ti stavamo aspettando. Grazie di cuore. Allora, come sai, io sono davvero felice di essere qui perché oggi la puntata di Specchiandosi va proprio a toccare la vostra struttura, quindi il vostro sapere, tutte le competenze che questo settore vi ha permesso appunto di ottenere. Sì, grazie. Adesso ti accompagno da dottor Dagnolo così ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno. Bene, prontissima, andiamo. Dura. Beh,
Eccoci, siamo arrivate, vedo. Ti lascio nelle mani del dottor Daniolo, così ti spiega tutte le nostre cose. Bene, bene, prontissima, buongiorno. Ben arrivata. Grazie di cuore, è davvero un grande onore. Anche se non ha l'appuntamento per i denti, le do un benvenuto lo stesso. Grazie. Guardi, è proprio un piacere essere qui perché noi, dispecchiandosi tutto il pubblico, ha bisogno di capire i segreti del vostro settore, perché parliamoci chiaro, il dentista è sempre una figura strana, nel senso che a volte è sinonimo di sofferenza, di qualche cura pericolosa, invece oggi no. Segreti non posso svelarti perché altrimenti restiamo tutti senza lavoro. No, infatti non vogliamo rubare il lavoro, però sapere qualche tecnica, qualche aspetto particolare. Mi hai parlato del vostro piccolo video che dovrebbe parlare di estetica. Estetica è una roba molto individuale, può essere concepita da tutte le persone in maniera diversa, però per noi estetica vuol dire che ogni persona nella sua maniera deve essere contenta, serena con se stesso, vuol dire stare con la bocca apposta a livello gengive, denti, non avere dolori, non avere infezioni, vuol dire esprimere se stesso in una maniera serena con i prossimi. Poter ridere, poter parlare, anche perché potersi avvicinare al prossimo senza avere qualsiasi dubbio di non essere a posto. Questa è già per noi è estetica, perché qualsiasi persona che sta bene con se stessa esprime il meglio di se stesso. E poi se c'è comunque la salute della bocca, avere un bel sorriso, una bocca curata e in salute, penso sia il top per ognuno di noi. Certo, certo. La bocca curata fa parte del biglietto da visita di ognuno di noi. Se questo biglietto è bello, è tanto guadagnato. In una società di oggi dove l'estetica conta molto, ma anche forse troppo, è comunque il primo approccio con le persone che abbiamo a fianco. Vuol dire che la bocca curata bene è un bel passo in avanti. Poi lo possiamo guadagnare impegnandosi tutti i giorni. Non come faccio io che sono poco. Solo che fa il tocco magico, è una collaborazione, un atto di fiducia col medico che ti aiuta sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo, che dopo i livelli di estetica, il livello di salute possono avere vari livelli che ogni persona sceglie per se stesso in comunicazione con il medico a cui si affida. Certo, allora ricordiamo agli amici di Specchiandosi che lei è il mio dentista di fiducia da 27 anni, anzi 26 perché a un anno non c'era ancora bisogno, però ricordiamo appunto le sue competenze. Da quanto tempo esiste questo studio dentistico? Questo è il terzo studio in questo paese, perché abbiamo cominciato in altre località, però dall'87 che mi sono insediato in questo paese di Roncade. Dopo una laurea all'Università di Amsterdam, dove insomma, sono figlio di italiani nati all'estero e contento di essere tornati nel paese del sole, però qua mancava un po' la persona di fiducia come dentista che segue passo per passo un paziente. Qua parliamo spesso di grandi lavori e dopo si cerca di evitare l'indirizzo del dentista. Invece noi abbiamo cercato di introdurre da 25 anni la regolarità, perché sono convinto che la goccia ogni giorno, vuol dire la cura a casa e poi anche il controllo, il piccolo intervento del dentista ogni anno, ti fa star meglio, ti fa star più sereno, perché anche come costo li abbatti notevolmente e tu non hai mai timore di dover affrontare grossi lavori. Anche perché la prevenzione nel vostro settore è comunque è la base, esatto. Le sane abitudini sia alimentare che di igiene, che noi abbiamo tutti i mezzi qua per insegnarli, per seguirli, abbiamo l'igienista che ogni anno prende in mano le persone per riportarla al meglio. È sempre ricaricando il piccolo messaggio di buona condotta per stimolare la persona di non dimenticare le abitudini positive che abbiamo cercato di insegnarle, insomma. E ce l'avete fatta anche con la sottoscritta, perché un po' alla volta con queste belle abitudini ci sono entrata anch'io con la testa. Fortuna non era fra le più dure da capire, allora sì, dai. Un successo abbastanza facile. Bravo, bravo. Allora adesso passiamo dalla teoria alla pratica, andiamo a vedere che cosa, tutte le novità del vostro settore, i macchinari nuovi del vostro settore. Lei è pronto? Sono pronto da 25 anni. È nato pronto Antonio. Passo per passo, il nostro mondo offre novità anche a livello tecnologico che possono sia migliorare la qualità che anche le attese, perché tanta gente è stracarico di impegni ogni giorno e venire 3-4 volte per un lavoro che adesso, grazie alla tecnologia che abbiamo, si può anche fare in 2 ore, si risparmia tempo, sedute, strada, appuntamenti e
si riesce a ottenere un buon risultato in una strada spesso più breve. Questo è il nostro ultimo collaboratore in studio, è mai stanco, non vuole andare in vacanza e ci dà una grande mano a fare bei lavori in bocca, perché fa le cosiddette capsule in ceramiche. Vetro ceramica vuol dire senza metallo, di cui ultimi anni ci sono anche varie discussioni che può essere nocivo per la salute avere metalli in bocca. Allora c'è questa tendenza di fare le capsule fresate a distanza di 20 metri. Abbiamo il fresatore che attraverso l'immagine preso con una telecamera senza le fastidiose paste in bocca che induriscono in due minuti e che tanta persona danno noia, abbiamo un'immagine tridimensionale sul computer. Io devo gestire programma, software per indicare dove voglio che sia la capsula, in che forma, come i vari passi che ci sono, e lui in pochi minuti mi elabora una proposta di lavoro che dopo valuto e se mi va bene entro due ore posso consegnare la capsula, il manufatto finito, e consegnarla al paziente, che lui nel frattempo fa una passeggiata nel nostro bel paese. Ed è già tutto pronto. Beve un caffè e con un'anestesia bene o male lui fa tutto il percorso in mezza giornata. Quindi voglio dire, passate da avete già un lavoro di laboratorio presente in casa, quindi un PC che vi consente di dare delle risposte immediate. I lavori, insomma, quelli dei tali lavori che si fanno ogni mese, la capsula single, il ponticello, lo possiamo proporre nell'arco di 3-4 ore, insomma. Insomma, è un tempo davvero breve. È piacevole venire alle 9 e andare a casa a mezzogiorno col lavoro già finito. Possiamo far vedere anche gli amici rispecchiandosi come funziona questo tipo di procedura? Capire come funziona. Intanto abbiamo messo sull'immagine dell'ultimo paziente che stiamo trattando. Qua è stata presa l'impronta del dentino in fondo sotto. Questa signora purtroppo aveva un vecchio ponte da cui abbiamo potuto salvare questo dente. Abbiamo preso questa impronta, si va avanti. Questo è il modello con l'antagonista, vuol dire i denti sopra per vedere se c'è abbastanza spazio. Qua è tutto regolare. Dopodiché abbiamo delineato la chiusura della futura restauro protesico, che deve essere questa linea blu. Ok. E bene o male qua il mio lavoro, oltre a quello in bocca che già fatto, l'abbiamo completato. Adesso lascio al computer il suo genio la proposta per farmi la capsulina, che ti segni i punti di contatto, che ci sono tre, che sono già abbastanza. Quindi immagino che ci sia anche molto margine minore rispetto a una volta di errore, siete molto più precisi anche perché la tecnologia vi ha un po' seguiti e vi sta supportando, cioè le sue competenze ma anche la tecnologia, insomma. Certo, corretto, perché ogni passaggio fra pasta di impronte che indurisce, che ha una retrazione, dopo c'è il gesso che ha una espansione, dopo c'è il tecnico che deve mettere i modelli in una macchinetta che simula i movimenti, ci sono piccoli errori che si sommano che vanno a discapito della precisione del manufatto. E questo qua, questo è il massimo in questo momento. Dopo la tecnologia nel futuro ci farà sognare ancora di più, perché questo è un momento di altissimo comfort sia per il dentista che per il paziente. Da un blocchetto di ceramica integrale, vuol dire senza inesattezze, senza bolle d'aria che possono capitare in un lavoro fatto a mano, viene fresato questa forma di denti che abbiamo disegnato col computer. Alla fine resterà sto peduncolo attaccato alla macchina e il dente cadrà nelle nostre mani, dopodiché verrà sinterizzato, si dice, in un forno a 1200 gradi, perché la capsulina non è un colore che va di moda, ma ha un colore violaceo porpora, perché ha la metà della sua resistenza finale. Dopo, quando è stato in forno, lui prende il colore desiderato, quello che abbiamo scelto, che in questo caso è un'altra. Quindi anche la fresatrice è in casa? Sì, adesso abbiamo dato l'ok alla macchina perché siamo contenti del disegno che abbiamo elaborato assieme, e di là dovrebbe essere partito il vero manufatturiero, il lavoro fatto dal torchio che ci prepara il dente, che un quarto d'ora dovrebbe esserci pronto. Ok, allora andiamo subito a controllare. In questo momento la macchina sta calcolando le misure e vedendo la correttezza del blocchetto, e in questo momento inizia a lavorare e a dare forma
al manufatto. Dalla macchina esce un prodotto semilavorato, in quanto poi ha bisogno di una cottura per poter assumere il colore desiderato. Questi sono un paio di esempi dei casi risolti da noi negli anni passati, dove il paziente veniva fuori da una situazione abbastanza compromesso, si è affidato e, come ho detto, la salute, l'estetica parte di una salute gingivale. Qua vediamo ancora vecchie tracce di infiammazione gingivale dopo la prima seduta di pulizia. Dopo è stato istruito il paziente come deve pulirsi bene a casa, come migliorare la salute delle gingive, che non è che guarisci in 3 ore come in certi paesi europei dove fanno tutto in 24 ore, ci vogliono qualche settimana prima che una paziente cominci ad avere questo aspetto qua, senza infiammazione, senza sensibilità, bella rosa, senza sanguinamento, e si cominciano a intravedere i denti che vengono fuori come scultura delle gingive. Man mano abbiamo curato le carie semplici, possibile con i compositi, che sono le paste bianche che adottiamo. I denti troppo compromessi abbiamo dovuto devitalizzare. Anni fa si usavano ancora i perni in metallo, che si vedono qua, e alla fine vengono incapsulati. Abbiamo bravissimi collaboratori esterni, il laboratorio che ci fornisce da Sagareda, e che abbiamo potuto ridare a questo ragazzo di 30 anni un sorriso, mi pare più che apprezzabile. Qua vi mostro un caso che abbiamo risolto con l'aiuto dell'implantologia, che ormai da 15 anni fa parte del nostro pacchetto di offerte, che è sistematica, molto valido, molto, molto sicuro per risolvere i dentolie. Qua vedi la bocca di un giovane paziente che purtroppo era rimasto nella zona dietro il canino senza alcun dente a cui potersi agganciare per un'eventuale riabilitazione. Allora abbiamo inserito 2 impianti nella zona dei molari, abbiamo potuto fare una capsulina sul suo dente naturale con un attacco di precisione, e il ponte che vedete qua in maniera inversa viene incollato sopra questi due e si aggancia sopra questo attacco qua. Questo posso dire che è un lavoro che sta ormai funzionando da 15 anni e il paziente è contento. Ogni tanto viene a farsi vedere per un controllo nella pulizia. E questo. E in questo caso invece? Qua è intervenuto un bravissimo odontotecnico, perché potete vedere la ricostruzione dell'incisivo che era divitalizzato, si era fratturato, come abbiamo potuto ricostruirlo con una bellissima capsula in ceramica. E queste sono le bravure del Made in Italy, perché qua ci vuole sì il senso dell'estetica, passione e molta dedizione, esperienza per poter raggiungere un risultato così, così vicino alla natura, perché il nostro lavoro alla fine è sempre creare l'illusione che siamo vicini alle opere del creatore, anche se è impossibile raggiungere quella perfezione. Dottor Dagnolo, un argomento davvero in voga, lo sbiancamento. Ha qualche foto o qualche notizia da darci? Lo sbiancamento mi ha sempre entusiasmato e anche fatto gran punti di domanda, perché è difficile trovare la strada giusta per ottenere un buon risultato. Ci sono quelli molto pompati in studio, e io ho trovato la soluzione che alla lunga è quello più sicuro, meno traumatico, anche un bel vantaggio, meno costoso, perché facciamo l'impronta delle bocche in studio, facciamo 2 mascherine che sono come guanti individuale per pazienti nella resina trasparente, viene riempito ogni giorno dal paziente con un paio di millilitri di un gel che fornisco io. Sì. È importante che la bocca sia controllata bene, perché non ci devono essere carie o otturazioni aperte o capsule che non chiudono bene, perché possono dare una grande sensibilità alla bocca, grandi dolori. Vuol dire che una volta che una paziente è curata e a posto può fare questo tipo di trattamento. Qua ho un caso di una signora che aveva questo senso di grande desiderio di avere leggermente più chiari, e con le mascherine è riuscita a ottenere questo risultato nell'arco di 15 giorni. Allora, amici di Specchiando, se avete capito bene, ci troviamo a Roncade in via Roma 47/G, studio dentistico Dagnolo.
In questo momento la macchina ha finito di produrre la capsula, eccola qui, finita, in un colore un po' diverso da quello che è il dente naturale, ma adesso continuerà il processo produttivo. Quindi ci pensate voi? Sì. Adesso ci pensa il dottor Dagnolo levando questo piccolo peduncolo e poi verrà infornata. In questo momento andiamo a preparare la capsula perché possa essere infornata. Questa è una pasta che serve per non far scoppiare la capsula all'interno del forno, in quanto appunto raggiunge i 1200 gradi. E per tenerla ferma nel momento della colorazione. Deve essere il più simile possibile ad un dente naturale, e allora noi cerchiamo di fare il possibile per dargli tutte le caratteristiche della colorazione di un dente magari anche un po' consumato. In questo momento abbiamo infornato la capsula e aspettiamo 20 minuti. Quindi 20 minuti e la capsula è pronta. Sì, in 20 minuti noi possiamo accontentare il nostro paziente. Allora, cari amici di Specchiandosi, ringraziamo nuovamente Antonio Dagnolo, grazie di cuore dottore. Grazie a voi dell'impressamento, spero che in poco tempo abbiamo potuto svelare qualcosa delle nostre intenzioni e delle nostre... Assolutamente sì. Siamo attrezzati, siamo disponibili, sì. Qualsiasi problema del paziente può essere risolto, è capito, basta che ci sia una richiesta tranquilla, aperta, in questione... Il nostro lavoro è in questione di fiducia. Io metto le mani addosso a lei, lei mi deve essere simpatico. E devo darle fiducia. Stessa roba conta per il paziente. Ci deve essere un certo feeling e si possono mettersi d'accordo su qualsiasi cosa. Qualsiasi problematica che ci possono essere. Nei Bene. Tempi, nei pagamenti, nell'organizzazione del lavoro. Ok, grazie di cuore dottor Dagnolo, ringraziamo anche la collaboratrice Beatrice, grazie. Grazie a te Lara, è stato un piacere. Piacere mio. Mi raccomando amici di Specchiandosi, ci troviamo in via Roma 47/G a Roncade, studio dentistico Dagnolo. Un bacione, ciao! Bene ragazzi, anche oggi un grande appuntamento con Specchiandosi, perché ve lo ricordiamo, Specchiandosi è un grande programma di bellezza 360 gradi, ma solamente nelle migliori location. Oggi ci troviamo al punto vendita Sow presso il centro commerciale Emisfero. Andiamo a scoprirlo. Subito a conoscere lo staff di questo bellissimo negozio. Buongiorno! Buongiorno! Erika, io ti conosco già perché sono della zona, amici, abito proprio qui vicino. Erika, mi devi aiutare? Ho tantissimo male ai piedi, mi puoi aiutare? Un bel paio di scarpe, grazie. Perfetto. Ci pensi tu? Ci penso io. Andiamo. Allora, è arrivato un nuovo modello, sì, della Converse, che è molto carino. Perché ricordiamo che questo punto vendita vende anche Converse, che sono stupende. Esattamente. Questo nuovo modello, ho la versione, se vuoi, a infradito, wow, così, molto sportiva, o secondo me, che è ancora più grintosa, la versione così. Bellissima. La punta aperta. Secondo me è da provare. Allora andiamo subito a provare, non mi tiro indietro. Malissimo! Malissimo! È una canzone d'amore, mi sale dal cuore. Come? Con ardore e candore di stile cantautore. Caro ascoltatore, la canto con calore e struggente. Un mix ramazzino.
femmine coccianti e coscienti, che serenate ne han già scritte tante in tanti, con sentimenti e intenti differenti, con pianti, lamenti, accordi struggenti, ricordi. Ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava che Luca si bucava, per Anna che sapeva fare all'amore, per Gianna, Gianna, Gianna che aveva un coccodrillo ed un dottore. A Marinella volata su una stella lassù, e che i due palle ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu. Così dopo signora lì e passerotto non andare via, con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco. Ehi, vi dice niente questo, eh? Guardate qua, guardate qua. L'ho comprato qui al punto vendita Show, presso il centro commerciale Emisfero. Buongiorno, tutto bene? Rosy, io sono sempre incantata, avete un sacco di cosine bellissime, io qui ho già preso questo vestito, ti ricordi? Tutto bene, ti vedo proprio in linea, eh? Sì, però devo dire che... ti dà anche una grinta non da poco. Ehi, ehi, la grinta non manca, anche perché specchiandosi ovviamente pretende il meglio e noi andiamo nelle migliori location. Prima ho parlato con Erika e mi ha consigliato uno stupendo cambio proprio per stare più comoda, anche perché ho malissimo i piedi, mi fanno male. Cosa ne pensi? Guarda, questo sarebbe proprio adatto a te, anche se ha un colore molto brillante, quindi da luce al viso, poi con i capelli. Turchese, sì. Una bella bionda. Sì, ci vuole. Bella, insomma, dai, cerchiamo di fare del nostro meglio e specchiandosi ci aiuta in questo. Allora, cosa dici? Vado a provare? Vai a provare. Sexy lady, avete visto ragazzi al punto vendita Show Maverick, abbiamo tutto, le scarpe Converse spuntate e l'abbigliamento fashion chic, però devo dire che, vedete, mi mancano gli accessori, mi mancano gli accessori, mi mancano gli accessori, andiamo a trovarli. Sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Il tè e l'ho baciata, prima l'ho conquistata con un tubo Perugina, dalla mattina fino a sera siamo stati insieme e stavo troppo bene, sebbene m'era venuta una fame immane da pesce cane, mi sono fatto troppo. E allora come sto? Come mi trovate? Va bene, devo dire. Manca ancora qualcosa. Manca un accessorio. Io ho un'idea. Propongo qualcosa di carino. Sì. Andiamo a vedere. La nostra titolare che è molto brava, creativa. Ma tu vorresti dirmi che questi bracciali sono stati creati dalla titolare? Alessandra, è bravissima, guarda. Che meraviglia! Quegli oggetti. Li proviamo subito. Vediamo subito. Eccolo qua. Wow, che meraviglia, abbinatissimo oltretutto con il mio abbigliamento. Wow, e quindi lei va a creare queste opere d'arte? Tutti questi con il colore, va dal verde al nero, altri colori che adesso mancano perché li abbiamo venduti, e crea, diciamo, delle composizioni. Che meraviglia, bellissimo, bellissimo davvero, complimenti. Mi raccomando, vi aspettiamo al punto vendita Show. Splendido, splendendo.
trovato sia il look, la scarpa e l'accessorio. Abbiamo trovato un paio di orecchini stupendi, devo dire che sono molto solari, molto, molto summer, molto summer. Allora Rosy, manca solo una cosa, la borsa. Guarda, ti consiglia Erika. Andiamo, andiamo da Erika, andiamo. Erika, mi serve la borsa. Ho io la soluzione per te. Andiamo a vedere. Erika giudicata, compro questa, bellissima ragazzi, guardate, guardate, meravigliosa. Questa borsa però ha un segreto. Allora lo sveliamo a tutti gli amici di Specchiandosi, andiamo a vedere che cosa svela questa borsetta. Guarda, guarda, sacca. Cioè tu vorresti dirmi che, oh mio Dio, è fantastica. Una doppia borsa? Esattamente. Wow ragazzi. Ecco qui. Quindi... due possibilità in una, due borse in una. Cioè, attenzione, attenzione, yeah. Very good. Ah, che bello, acquisti fatti qui al show. Sono pronta, prontissima per il mio aperitivo. Lara, dovresti pagare. Bene ragazze, scusatemi, non è il mio stile fare così. Mi sono dimenticata di pagare. Lara, sei proprio fortunata, il periodo dei saldi, dal 30 al 50, e poi ci sono varie promozioni. Devo dire che sono ampiamente soddisfatta e poi voglio dire, a maggior ragione se ci sono i saldi ragazzi. Amici di Specchiandosi, mi raccomando, vi aspettiamo numerosissimi al punto vendita Sou presso il centro commerciale Emisfero. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Ricordiamo che il signor Marco Chan, titolare di questo bellissimo punto vendita, ha creato proprio una strategia che va molto oltre alla vendita dell'abbigliamento. Ha in previsione di inserire proprio nei prossimi mesi, nei punti vendita franchising con il marchio Sou, la presenza di un bel DJ, quindi accompagnare all'acquisto, allo shopping, proprio il divertimento di ascoltare della buona musica. Vi aspettiamo presso il centro commerciale Emisfero punto vendita Sou. Un caro saluto a tutti gli amici di Specchiandosi, notare questo marchio, notare notare, ci troviamo presso il salone di bellezza, di parrucco, di estetica Dario Beauty Identity, quindi via Marinoni a Caltana. Oggi però, come promesso, perché io mantengo sempre le promesse, faccio da supervisore per un trattamento viso stupendo, che si tratta proprio di ultrasuoni, come si può dire, di radiofrequenza. Adesso lo andiamo a scoprire, si chiama Pur Expert, andiamo a conoscerlo. Che bello, sono arrivata, ma quanta luce. Oh, pardon, siete già al lavoro? Siamo già al lavoro, infatti parla piano, mi raccomando, che dobbiamo far rilassare la nostra cliente. Ok, allora, trattamento Pur Expert, quindi ultrasuoni, un sacco di novità anche nel campo estetico. Esattamente, è un trattamento di radiofrequenza proprio per andare ad attivare il collagene e l'elastina a livello dermico. Inoltre, con i prodotti Pur Expert di Germain, andiamo completamente a rinnovare proprio la pelle. Adesso siamo già partiti. Abbiamo applicato lo struccante sugli occhi per andare a eliminare qualsiasi residuo di trucco. E adesso c'è anche il latte detergente. Allora,
un sacco di domande per te, preparati proprio psicologicamente. Allora, che tipo di trattamento è, o meglio, quali sono i benefici? Allora, completamente andando a rinnovare il primo strato della pelle, la pelle appare sicuramente molto più luminosa, idratata e nutrita, e tutti i prodotti che applichiamo dopo penetrano molto più in profondità rispetto a un qualsiasi trattamento basico. Ok, e a livello di età viene consigliato per tutti i tipi di età oppure... A qualsiasi età, da 20 anni, fai conto, 30, 40, 50. È proprio un trattamento start, di partenza per qualsiasi serie di trattamenti che andranno fatti da questo in poi, diciamo. Spit your venom, keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, 'cause your theories catch fire. Ah, che bello. Ma sai che Alessio, in confidenza, una fatica a stare zitta. Non riesco mica a stare zitta, sai. Prova a immaginare te se fossi al posto di Sonia. Adesso proprio abbiamo rimosso la detergente, che ha proprio il compito di andare a detergere e a pulire la pelle da tutto ciò che si posa durante la giornata quotidiana. Quindi smog, stress, polvere. Stress, esattamente. E adesso procediamo con il tonico, che ha il compito di andare a riequilibrare la pelle e appunto a ristabilire il pH. Allora, il tonico viene picchiettato e non viene steso col cotoncino, perché sennò il cotoncino assorbe le sostanze funzionali contenute nel tonico. Invece picchiettandolo, proprio le sostanze funzionali, i principi attivi penetrano in profondità. Quindi abbiamo anche un maggiore risultato. Esatto, assolutamente. Questo tonico ha anche azione decongestionante, calmante e lenitiva, perché per quanto poco latte e detergente è sempre appunto un detergente, e anche se non è aggressivo quanto un sapone, andare a riequilibrare un po' l'epidermide dopo l'applicazione del latte è una cosa ottima, ottimale proprio. Certo. E secondo me però si sta addormentando, signorina? È ancora sveglia? Ok, ti lascio al lavoro, procedi pure. Ma Alessia, adesso che cosa stiamo facendo? Adesso stiamo applicando il peeling. Ma hai granuli? No, questo peeling non ha assolutamente i granuli, infatti è un peeling enzimatico e non meccanico. Questo peeling è più forte rispetto a un peeling con i microgranuli che dicevi tu, Lara. Sì, io conosco quelli, sai com'è. Sono i classici, quelli li trovi in profumeria, in farmacia, ovunque. Questo è un peeling che lo fa l'estetista e è molto più profondo, perché va completamente a rimuovere lo strato corneo più superficiale. Quindi si ha proprio un'esfoliazione maggiore e più profonda. Certo. E quanto tempo deve rimanere in posa? Ah, lo teniamo in posa per una decina di minuti, perché è molto più potente proprio anche come componenti rispetto a un semplice peeling meccanico, quindi con i microgranuli. All'interno ci sono enzimi, quindi papaya, e anche una piccola percentuale di acido glicolico. Quindi diciamo un po' di natura e un po' di dettaglio tecnico, ecco, si può dire così. Esattamente. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. You held me down, but I got up, already brushing off the dust. You hear my voice, you hear that. Allora Alessia, i 10 minuti sono passati, siamo pronti per rimuovere il tutto, vedo. Sì, stiamo proprio rimuovendo. Ma toglimi una curiosità, ho visto che non l'hai, diciamo, disteso solo sul viso, ma anche sul collo e su parte delle spalle. Certamente, perché per noi trattamento viso non si tende solamente il trattare il viso. Il collo e il décolleté, purtroppo col passare degli anni, sono le prime cose che cedono per noi donne. Quindi è proprio molto importante darsene cura, tenersene cura della pelle, e di solito appunto noi trattiamo anche il collo e appunto il décolleté, che sono le prime cose che cedono. Certo, e saranno felici anche le amiche di Specchiandosi a vedere questi trattamenti e quante novità ci sono in questo settore. Ricordiamo che ci troviamo al Diario Beauty Identity in via Marinoni a Caltana. E questa pozione magica, Alessia?
questo è un gel specifico per ultrasuoni. Andando a passare il manipolo della radiofrequenza sul viso, ci serve proprio un prodotto per veicolare. Quindi tu vai proprio a proteggere o comunque a preparare la pelle per questo tipo di trattamento? Andiamo a proteggere e preparare la pelle. Già questo gel contiene acido ialuronico, quindi è un potentissimo idratante già di per sé. Inoltre permette proprio la veicolazione, quindi il passaggio del manipolo sul viso, senza creare attrito con la pelle. Ottimo, direi. E un'altra curiosità, perché sono sicura che le amiche di Specchiando si avranno piacere di conoscere questa informazione: è indicato questo trattamento per un post ferie, insomma ritorno delle vacanze, preparandoci per l'autunno inverno? Assolutamente, essendo comunque un potentissimo idratante e nutriente e soprattutto antiossidante e disintossicante post sole, è proprio perfetto, indicato nel periodo settembre-ottobre, proprio dopo l'estate, dopo l'esposizione solare. Ora Lara, lo accendiamo. Perfetto. Siamo pronti allora. Siamo pronti.